Abbiamo incontrato Carla Fracci, nuovo direttore artistico del Teatro dell'Opera di Roma. Con lei abbiamo parlato del balletto Filumena Marturano. È una cosa non sconosciuta, perché è un'opera di Edoardo De Filippo, la famosa commedia di Filumena Marturano, che Edoardo ha fatto per tantissimi anni con la sorella Titina De Filippo. Per cui è un capolavoro d'arte proprio, di scrittura, di un grande scrittore, di un grande attore, e vuole essere anche un omaggio a lui per il suo centenario, e come rendo anche questo omaggio a lui, perché lui, Edoardo, voglio dire De Filippo, lo fece a me anni fa, proprio facendo una pantomima su Filumena Marturano. E questo è molto commovente, perché è una persona a me molto cara, è stata paterno, insomma, per me è un uomo che mi ha insegnato tanto, mi ha fatto capire tanto, tante cose della vita proprio anche. E per cui il ruolo è molto appassionante, molto coraggioso, pieno di sfaccettature, ma insomma questa donna forte, fortissima, che finge addirittura la morte per farsi sposare, ma rivelando che ha un figlio da Domenico Soriano, e siccome Filumena ha tre figli, e uno dei quali è di Domenico Soriano, col quale poi lei, con la finzione della morte, si fa sposare, e non rivelerà mai al marito chi è dei tre il figlio. Signora Fracci, come si sta confrontando con il suo nuovo incarico qui al Teatro dell'Opera? Mi confronto con tanto lavoro, guardate. C'è tanto lavoro da fare, e sono felice di farlo, e spero di avere una risposta di un tipo di proposte mie, di discipline, su tutti i piani, insomma, di disciplinare, di struttura, un tipo di struttura anche al limite all'interno del teatro, di sale, più sale. Per esempio adesso ci sono, ora la stanno rimettendo in ordine una piccola saletta, e mi auguro che arrivare ad avere anche la terza sala. Per cui insomma su tutti i piani vorrei, perché il voglio non esiste, ma vorrei che ci fosse il supporto della direzione innanzitutto, e di chi rappresenta il teatro naturalmente, del sindaco, del comune, del sindaco, e insomma, per poter lavorare con un tipo di conforto e di diligenza, di intelligenza e di umiltà, come richiede questo nostro lavoro.